Zombie apocalypse. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, come state? Spero un nuovo video, spero che vi piaccia questo video, nuovo video di chiacchiericcio, niente, questo è un video appunto per parlare un po' con voi e soprattutto augurarvi un buon anno, anzi vi do già i miei auguri di buon anno nuovo perché siamo già nel 2023, buonanotte, buon 2023 e buon tutto quello che volete voi, non so più come ringraziarvi perché siete tutti molto affettuosi come e dolci, buongiorno a voi, niente, quindi volevo un po' parlare con voi e sono qua a PS, se mi vedete rossa è perché ahimè volete o non volete mi stanno un po' togliendo un po' di sbaraccumere dal viso, ovvero i peli sulle guance, ed è per quello che vedete rossa, ma è tutto a posto, tutto nella normalità, quindi nulla, io spero che questo video vi possa piacere, se così mettete un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella qualora voi decidereste di iscrivervi al mio canale YouTube. E niente, allora seguitemi su Instagram come YouTuber nel trattino sotto e su Facebook come Melania Barksdale Beauty e come TikTok Melania Beauty Makeup. Niente, a posto, ora possiamo cominciare il video. Dunque, è già passato un minuto, ma vabbè, come ho cominciato le feste? Anche se ancora non sono tanto finite, però si può dire di sì, che per me le feste sono come fossero già finite, però e niente, avrei dovuto fare altri tipi di video ma non sono riuscita, magari dopo questo video ne farò un altro. Nulla, che dirvi di bello, oggi non mi sono truccata perché ancora sono un po' devastata dalla depilazione, perché prima ho fatto la depilazione, infatti vedete che non sono neanche truccata, come se avessi blush addosso, non so se si vede ma c'è un po' di, sembra che c'è blush quando poi mi sono depilata, vabbè, niente, tanto per dirla a voi. E niente ragazze, come state voi piuttosto? Spero che le feste abbiate mangiato, divertito, stato con i vostri familiari, perché no? Io sono stata piuttosto bene, dai, non posso lamentare. Sono stata bene, ho mangiato come Dio comanda e veramente mi ho goduto la famiglia e, perché no, ho guardato anche un po' dei vostri video su YouTube e quindi top. Anche se intanto la condizione non andava a venire, però vabbè, niente. Io nulla, voi vedete che dietro di me c'è poca roba perché mi sono voluta mettere in un'angolazione dove si vede poca roba, a parte un calendario che si vede qui, vale lo scano che è su, vabbè, niente. Quindi, sì, perché Valerio non lo so se è quello lì. Già. E niente. Quindi, che dirvi? Praticamente sono stata a fare questi video per voi, perché c'è tanto che creare con voi, e dire un po' le novità. Ho mangiato un po' di pasta col salmone, e poi niente. Ho bevuto un po' di acqua perché tanto, come si può dire, per Capodanno non ho bevuto da chissà che, ho bevuto solo un goccino d'acqua, tanta acqua, ma champagne o prosecco, li ho banditi dal menu della cena o del pranzo, anzi più dal cenone che del pranzo. Come pranzo ho mangiato lo stesso pasta col salmone e di sera lo stesso pasta con salmone, nell'altro giorno del pranzo ho mangiato minestrone di carciofi, sì,
con le patate, ragazze, non vi dico che bontà, buonissimo. Minestrone con carciofi e patate, stra buono, buonissimo. Sì, minestrone con patate, no, scusate, carciofi e patate, un brodo di carciofi con patate, buonissimo. Sì, ragazze, è troppo buono, ragazze, ha fatto impazzire mangiare questo. Io non so perché siete storte, boh, vabbè. Minestrone, ancora sono minestrone, carciofi con patate, tipo minestrone a mammo di carciofi con patate, ed è una delizia unica, ragazze, non potete capire, mi piace davvero troppo. Aspetta che vi avvicino un po', perché non vorrei che mi vedete più vicino, perché sennò magari non manco mi sentite e avete bisogno di sentire più la mia voce oltre che a vedermi. Allora, ragazzi, in questo video metterò soprattutto i ragazzi la musica, perché così almeno state un po' più, perché voglio che siate appunto sereni e tranquilli e che la mia voce vi tenga, diciamo, che vi tenga tranquilli tutto lì e niente. Non so se si nota queste parti qui, sì, sono rossa, già sono rossa, pazienza, che vi devo dire. Quindi alla fin fine sono riuscita a fare questo video chiacchiericcio parlandovi un po' delle cose che mi piacciono di più a me. Cioè. E niente. Ah, ho già usato la lozione corpo, più che altro per le mani, troppo buona. Allora, credo di essere arrivata qui, vedete? Non so se si riesce a capire qualcosa. Sì. Questo pezzo qua sono arrivata a metà di qua, quindi è da questa parte, vedete, se mi metto il dito qua, qua. Quindi è, non dico top, di più, molto buona. E poi c'è azzecca poi con le unghiette mie natalizie, wow, top, vedete? Niente. Poi il profumo che ho messo io, viva, viva donna, è troppo buono, quello che mi hanno regalato a me è troppo buono, cioè. Porterò altri contenuti, per chi non lo sapesse, porterò altri contenuti inerente al canale che ho deciso di portare, cioè, come posso dire meglio, tipo video di polizia. So che non è bello vedere come faccio i miei video di polizia, perché ci vogliono, non so come spiegarvi, vabbè. Questo è un segreto da YouTube, quindi è meglio che non ve lo dica, perché sarebbe troppo noioso e complicato, però ci vuole stare attenta, come ci vuole che io stia attenta a determinate, vabbè, ve lo dico, inquadrature, come inquadrare, come non inquadrare, i prodotti da dirvi, tutto quanto. Chi è? Ah, altri messaggi da TikTok. Andiamo bene. Vi saluto, ragazzi, appena posso vengo a rispondervi. E niente, sì, ci vogliono di stare attenta a come fare determinate inquadrature. Questo è un segreto che ho scoperto da chi mi sta aiutando per quanto riguarda i video. Non faccio nomi perché non voglio fare nomi. Non so manco se chi me l'ha detto vuole, quindi è privacy. Non lo dico. Poi semmai lo posso dire in un video, lo dirò, se no lo terrò segreto, top secret, come suol dire. E come appunto stavo dicendo, ci vogliono dire i nomi dei prodotti, come ho visto fare altri YouTubers di YouTube Italia, e poi le inquadrature, sì, saperle fare delle buone inquadrature, perché se fai un'inquadratura alla cavolo di cane, non è che sia proprio il massimo del massimo. Io avrei voluto fare un'inquadratura che sia proprio top, proprio eccellente. Invece, come al solito, io faccio delle inquadrature. Come? Ditelo! Non voglio dire brutte parolacce perché non c'entra niente. Già siamo in un anno nuovo, se cominciamo male. Non, è meglio che, vabbè, comunque, sì, è bene che facciamo delle inquadrature fatte bene, perché le mie non sono belle, l'ho capito. Devo migliorare almeno nel fatto delle inquadrature, perché le inquadrature
se non sono fatto bene, non è un video fatto bene. L'ho capito. Io ho visto, per esempio, ora faccio un esempio della youtuber che ho visto. Tipo, faccio un nome, almeno un nome lo faccio, perché se no non capisci che cosa sto parlando. Tipo, le video di pulizie motivazionali, no? Vinci Randazzo, ovvero Vincenza Randazzo, le fa bene. Una casa a colori, e tra l'altro la saluto, ciao cara, una casa a colori. Lei fa belle inquadrature nei video, non vedo perché anche gli altri che fanno belle inquadrature io non le devo fare, come per esempio una casa a colori. Può riprendere appunto nota come fare belle inquadrature, non per copiare dagli altri. Prendere nota vuol dire prendere spunto, ma va, appunto, lo dice la parola stessa, non fa un non piega una virgola, però come suol dire, non fa una, vabbè, ci siamo capiti, che insomma ci vuole stoffa, ma anche cervello per fare certe inquadrature, come la casa calori, prendere spunto ma senza copiare e aggiungere del proprio. Voi direte, ma perché questa cosa non la sapevi? Cioè, bisogna che ce lo dici tu. No, io vi sto facendo una riflessione e una un accorgimento di quello che mi hanno fatto capire gli altri. E ragazzi, ho deciso che finalmente farò altri video di pulizie motivazionali. Forse aggiungerò anche qualche ricetta, tanto va bene. Se non ricetta, però video di manicure no, perché tanto vado sempre dal sinistro, non so se si era capito, ma queste sono le mie proprie vere unghiette fatte col semi permanente, quindi reduce da un caffè, perché sennò avevo ancora sonno e non riuscivo a svegliarmi perché dormite non bene. Di più. Già, adesso ho fatto il cuore perché mi voglio sonno. Devo dormire sempre di più. Perché il sonno fa bene. Insomma, c'è una cosa. Un buon sonno aiuta a rigenerare di più la mente. Ma va? Non voglio dare più di saggezza perché non mi sento saggia. Però so che il sonno aiuta molto. Quindi, ottimo che ho dormito bene. Già. Siamo già a 15 minuti di video e passa, e noi, che ne dire, ci sentiamo al prossimo video, quindi non lo so, voi ditemi voi se desiderate più video trucco, vlog, cioè, video motivazionale, ok, bacio, ma mettete un bel like, un bel pollicione in su se vi è piaciuto, un commentino, e appunto, se qualora voi vorreste che io fossi ancora qui, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamenti sul mio canale YouTube. Ciao, buona domenica e ancora buon anno nuovo.